solo dopo il... Alla fine del grande happening, Jovanotti ringrazia Viareggio. Dice non era scontato questa seconda volta, anche perché la spiaggia del Muraglione era una delle più complicate dove realizzare il Jova Beach. Ma alla fine possiamo dire che ciò che è accaduto ieri sera è stato ancora più spettacolare di un mese fa. E Jovanotti sul palco ha dato tutto se stesso, con una serie di ospiti che si sono alternati sin dal pomeriggio, con una grande performance di Frankie Energy. Ma non parlano come, sono come me. E i 60.000 partecipanti hanno trasformato la spiaggia in un vero e proprio villaggio della musica, che ha fatto da colonna sonora a una prima chiusura estiva dell'estate in Versilia. E noi, visto che l'evento aveva l'ambiente come tema centrale da rispettare, siamo andati a vedere se la spiaggia è stata ripulita. Buonasera! Buonasera. Si ripulisce? Ripulisce tutto, ecco qua. Ma avete anche differenziato? Certo. Bene, la plastica, l'umido, no. Il nostro sì. Ecco, il vostro sì, ok, perfetto. Ma c'è da portare via questo? Sì, lo portiamo via, l'abbiamo messo lì apposta. E a mezzanotte e mezzo ci pare che la spiaggia sia pulita, le persone pian piano stanno defluendo. E termina così questa avventura del Jova Beach Party in Versilia. Com'è andata stasera? Molto molto bello, è stato veramente pieno di energia, veramente bello. Specialmente i messaggi comunque. E l'energia. L'energia. Sì, energia, messaggi che emana. È tutto. È tutto. È bellissimo, è un'emozione, un'emozione. Una cosa spirituale. Sì, sì, diciamo di sì. Bello, bello. Una messa, un... Ma dormite in spiaggia? No, no, torniamo a casa, stiamo torniamo aspettando casa. Che defluisca un po' esatto. la gente.